parte le sue mise, sempre impeccabili, non tutto è filato liscio negli anni e seppur la monarchia in alcuni momenti abbia traballato, Elisabetta II ha saputo rimetterla sul binario giusto, prendendo anche delle decisioni sofferte, ma inevitabili. Mai avrebbe pensato di dover affrontare tutti gli scandali che hanno toccato la sua famiglia. Lei, figlia di un re, cresciuta come futura regina, sempre conscia dei compiti che il suo ruolo richiede, ha dovuto accettare i grandi dolori e numerosi momenti imbarazzanti, primi tra tutti i divorzi dei suoi figli, Anna per prima e di seguito Andrea e Carlo. Era il 1992, lo stesso anno dell'incendio al castello di Windsor, definito da lei stessa Anna's Horribilis. Insomma, tutti eventi impensabili per una donna come lei, così come impensabile per la sovrana fu la reazione del popolo inglese, non solo, alla morte dell'ex nuora Diana. Un momento drammatico per la famiglia Windsor, perché il loro gradimento arrivò a toccare i minimi storici. La regina Elisabetta, dopo un primo momento di incertezza, capì, o le fu fatto capire, che i sudditi avrebbero avuto bisogno di essere confortati, guidati. Insomma, avevano bisogno di lei. Ed eccola apparire in TV per il discorso alla nazione, seppur con qualche giorno di ritardo e il capo abbassato al passaggio del feretro dell'ex nuora. Tutti gesti importanti, significativi e sicuramente non facili per una donna come lei. Anche aver dato la sua approvazione al matrimonio del nipote, il principe Harry, con Meghan Markle, dimostra quanto abbia saputo adeguarsi ai tempi. Ricordiamoci che la bella fanciulla americana di professione attrice è non solo una borghese, ma ha anche avuto un matrimonio fallito alle spalle. Poi, come se non bastasse, è arrivata anche la Mexit, assurde interviste e, cosa ancora più grave, l'accusa di violenze sessuali ad una minorenne da parte del terzo genito della sovrana, il principe Andrea di York. Insomma, tanti problemi e ovviamente tante notti insonni per la regina Elisabetta. Diciamo una solidarietà virtuale da parte nostra per questa povera regina che veramente ne sta vedendo e sentendo di tutti i colori, vero? Grazie Ilaria Grillini per essere con noi. Quando si parla di reali, ovviamente Ilaria ci aiuta sempre. Grazie a Lorenza Sebastiani, grazie Lorenza per essere tornata, giornalista di Panorama. Vittorio Sabatin, ben trovato, anche lui torna con noi per affrontare insieme a noi i tormenti della Casa Reale e soprattutto della regina Roberta. Insomma, anni difficili questi per la regina e questo momento particolarmente difficile perché sta per affrontare una grana, direi, insomma, qua non si parla più di chiacchiere, di pettegolezzi, qui si parla di una cosa davvero seria. Sì, si parla di forse del problema più importante che la Casa Reale abbia mai affrontato. Diciamo che Andrea era per lei forse il figlio prediletto e adesso le sta portando una grana dietro l'altra. Diciamo che ha un passato alle spalle particolare, comunque lavorava nella Marina Militare, dopodiché aveva dei rapporti anche con la politica internazionale sempre un po' ambigui, non è mai stato, come dire, molto pulito negli atteggiamenti, nei comportamenti, nelle scelte di vita e nelle scelte anche private. Abbiamo visto appunto questo caso di questa ragazza che lo sta accusando di molestie, di stupro, uno stupro che sarebbe avvenuto tre volte. Ora ci sono solo tre possibilità: o lui continua a tacere come sta facendo, può essere comunque accusato lo stesso e condannato lo stesso, oppure affronta, ammette le sue colpe e in un certo senso affronta un processo a New York, oppure paga, può pagare questa pagherà vittima, però in un certo senso anche senza dover ammettere la colpa. Prima di andare effettivamente alle prospettive, a quello che potrà accadere con il principe Andrea, tu ne hai fatto un breve ritratto. Qual è il breve ritratto di Ilaria e anche di Sabatin del principe Andrea? Che questa Andrea volta è molto grave la situazione, adesso si troverà ad affrontare, perché questa ragazza ha deciso di fargli proprio a intentare una causa vera e propria. E quindi lui continua, ha fatto un'intervista 3 anni fa a una televisione inglese, stupidamente fatta, perché poi lì ha detto che lui questa ragazza non la conosceva, sono uscite le fotografie, quindi anche veramente stupida questa intervista. Sì. E dove disse pure però io sono pronto ad aiutare la giustizia americana, e non ha fatto neanche quello, perché da anni stanno cercando di interrogarlo e lui non ci è mandato. Ma, Vittorio, ma non c'è qualcuno che consiglia anche quando ci sono queste decisioni così importanti da prendere, andare a fare un'intervista e dichiarare praticamente il falso? Non c'è qualcuno dietro che, insomma, dà dei consigli in questo senso e dice guarda, sarebbe meglio non parlare, oppure se vai di la verità? Come funziona in questo caso? Cioè lui di sua spontanea volontà va e parla? Ci sono molte persone che si occupano della comunicazione dei reali, ma non sempre vengono ascoltate. Nel caso dell'intervista di Andrea alla BBC, ad esempio,
il suo principale consigliere si dimise il giorno prima proprio perché non era d'accordo con quello che Andrea avrebbe detto in questa intervista. E quindi i consiglieri ci sono, non vengono ascoltati. Andrea si è comportato nell'intervista alla BBC in un modo estremamente arrogante, non ha speso una parola di solidarietà per le vittime di Epstein, ha rivendicato la sua amicizia con lui. Insomma, un'intervista che è stata un autentico disastro e che ha coinvolto anche la regina Elisabetta, perché l'intervista è avvenuta a Buckingham Palace, quindi non nell'abitazione di Andrea, ma nell'abitazione ufficiale della monarchia. Quindi anche la regina è coinvolta in questo disastro. Ora è veramente molto difficile per lui uscirne, e l'immagine della monarchia potrebbe essere sconvolta molto di più di quanto già non è avvenuto per le vicende di Diana o di Meghan. Insomma, guai seri per Andrea d'Inghilterra, grattacapi seri per la regina. Abbiamo sentito anche riportato un virgolettato del principe Carlo che diceva sostanzialmente: a questo punto la vita pubblica del principe Andrea deve essere considerata esaurita. Andiamo però nel servizio, effettivamente, quali sono le accuse gravissime nei suoi confronti? Guai per il principe Andrea di York e inevitabilmente per tutta la Royal Family. Virginia Giuffre, una delle accusatrici del finanziere suicida Jeffrey Epstein, ha avviato un'azione legale contro il terzogenito della regina Elisabetta II. La donna, oggi 38enne, sostiene di essere stata abusata sessualmente da Andrea quando lei aveva solo 17 anni e in 3 occasioni diverse, a Londra, a New York e nella residenza di Epstein e alle Isole Vergini. La Giuffre più volte aveva raccontato anche in TV che il principe aveva abusato di lei. Ora però quelle accuse le ha messe nero su bianco nelle carte che ha depositato presso la Corte federale di Manhattan. Il figlio preferito della sovrana ha sempre negato tutto. Nel novembre del 2019, consigliato dalla sua ex moglie Sarah Ferguson, ha addirittura rilasciato un'intervista alla BBC in cui cercò di giustificare, senza riuscirci, la sua amicizia con Jeffrey Epstein, affermando anche di non aver mai avuto rapporti sessuali con Virginia. Anzi, a dispetto della foto che li ritraeva assieme, sostenne di non averla mai conosciuta. Di fatto, da quel momento, la mamma regina lo allontanò da ogni incarico pubblico. Oggi, se da una parte l'erede al trono Carlo appare ormai deciso a rendere definitiva l'esclusione del fratello minore da ogni ruolo ufficiale, dall'altra la figlia Beatrice pubblica sulla sua pagina di Instagram un post in difesa del padre, in cui spera che l'amore della sua famiglia possa aiutarlo contro calunnie e diffamazioni senza sosta. In verità dobbiamo fare una precisazione, no Ilaria? Sì, dobbiamo fare una precisazione su Beatrice. Perché non è lei che ha postato questo post appunto in difesa del padre, ma è un fan club che porta il nome della principessa che dice che lei ha detto questo, ma comunque è un riportato, quindi non è attendibile. Ecco, ma i Windsor che cosa dicono? In famiglia c'è qualcuno che in qualche modo difende? Non difende nessuno, è indifendibile. Neanche i figli? No. Sono tutti quanti nell'assoluto silenzio. Sono in silenzio, Carlo dice che ovviamente lui deve stare lontano dalle funzioni pubbliche perché può solo nuocere alla figura della corona britannica al momento. Anche comunque perché le evidenze sono tali che sarebbe forse anche perché sai, non c'è impossibile. Solo la foto, c'è un'indagine in corso da anni. No, certo. Ci sono i registri dei voli che indicano che la ragazza si trovava nello stesso posto in cui si trovava lui. E che lui ha negato di esserci poi, perché la cosa bella è che lui ha negato delle cose che sono state comprovate. Perché un conto è essere a Londra, un conto è essere su un'isola privata, le Isole Vergini, entrambi nello stesso momento, nella stessa sera, capisci che allora... Comunque... Che cosa spinge un uomo come lui a frequentare un uomo come Epstein? Cioè che ma sono parecchi uomini come lui che hanno frequentato persone come Epstein, perché non Epstein è l'unico. Epstein ha legato un po' con tutti. Anche ex presidenti degli Stati Uniti, cioè in quest'isola sua ci sono andati tanti personaggi. Anche la fine che ha fatto è un po' strana. Ecco, Sabatine, ma la Casa Reale nessuno sapeva di questa frequentazione del principe Andrea con Epstein? Sì, certo, lo sapevano. È una frequentazione che è cominciata per cercare di risolvere quello che è stato sempre il problema principale di Andrea, e cioè i soldi. Andrea ha conosciuto Epstein perché Epstein ha pagato un debito di Sarah Ferguson, un debito di poche decine di migliaia di sterline. E lì è cominciata la loro relazione, per una questione puramente economica.
Andrea, quindi riceve... il principe Andrea aveva bisogno dei soldi di Epstein? No, ma è Sarah Ferguson quella che ha creato molti problemi per i soldi. Già negli anni passati, Vittorio, ha avuto vari problemi, Sara, pur di fare soldi. Ha venduto... Sì, il problema di Sara è sempre stato quello dell'impietoso confronto con Diana, al quale l'avevano costretta i giornali inglesi. Ogni giorno i giornali inglesi scrivevano: guardate com'è bella e com'è ben vestita Diana, che bei gioielli che ha, e guardate invece quanto è grassa Sara, quanto veste male, che gioielli ma che poi, ha. Ma poi ci sono e quindi, diciamo, Sara ha sempre avuto il problema di essere all'altezza di Diana, di non sfigurare, diciamo, i suoi confronti. In più, ovviamente, ci teneva molto a tirar su bene le sue due figlie e quindi a farle frequentare loro le scuole migliori e gli ambienti migliori. Questo ha determinato una continua necessità di soldi. E quindi questa frequentazione con Epstein. Tornando al principe Andrea, allora Lorenza diceva, quindi adesso le ipotesi sono... Guarda, ci sono adesso le ipotesi, te le dico. Volevo dire che c'è anche un'altra ipotesi che fa capire perché Andrea forse stesse appresso a Epstein da una vita. Perché lui vive, secondo una biografia inglese, uno dei tanti libri che è uscito sulla Casa Reale, questo eterno senso di inferiorità nei confronti di Carlo, che era comunque l'erede al trono, che era quello che si comportava sempre bene, e quindi circondarsi di belle donne nella vita lo faceva sentire un pochino più accettato dalla sua famiglia. Questo è un risvolto psicologico che forse fa capire, oltre al bisogno economico, quello che ti pare, il perché... Ma poi il bisogno economico non è suo, come ha detto Vittorio. Della famiglia. Sara Ferguson, quando si è separata, ha avuto un appannaggio che gli è stato dato, ma lei ha sempre speso molto di più. Certo, questo non più è... delle sue... Cioè, lei è finita negli scandali già tante altre volte, non è la prima volta. No, lei parlavamo ha... No, voglio dire, quindi il fatto che lui abbia conosciuto questa persona, gli ha chiesto i soldi per pagare i debiti di Sara... Certo, c'erano dei rapporti sia materiali, secondo me anche politici, cioè gli interessi dell'avere un amico come Epstein vanno ben oltre le necessità economiche, perché comunque ti può aprire tantissime porte. Diciamo che anche viceversa. Ma allora, diciamo che allora, a proposito di problemi economici o comunque di ricerca di soldi all'interno della Casa Reale, vogliamo parlare dei Sussex? Vogliamo la miniera d'oro, quella, fare dai. Un punto sui soldi che potrebbero arrivare a casa di Harry. Se le notizie sono vere, che solo per l'anticipazione del libro insomma hanno ricevuto $20 milioni, direi che problemi in questo senso non ce ne sono. Ma vediamo. Anni e due mesi, poco più di 1000 giorni, sono bastati a questa coppia per mettere in moto una rivoluzione personale destinata ad avere forti ripercussioni su un'istituzione antica come la monarchia britannica. Quando Harry e Meghan hanno detto addio ai doveri pubblici per iniziare una nuova vita dall'altra parte dell'oceano nel gennaio del 2020, nessuno avrebbe immaginato che quello sarebbe stato solo l'inizio di una faida che sempre più sta dividendo il principe dal suo fratello maggiore William, suo padre Carlo e dalla nonna Elisabetta II. Eppure è proprio quello che è successo ed è inutile nascondere che il dito è puntato contro Meghan, da tutti considerata la vera responsabile di tutto questo, colei a cui le imposizioni di corte sono sempre state strette. Lo scorso marzo ecco l'ennesima bomba, l'intervista televisiva a Oprah Winfrey in cui i Sussex raccontano la loro versione, dalla Mexit, come è stato definito il loro divorzio dalla famiglia reale, alla faida con William e Carlo. Meghan rivela di aver avuto pensieri suicidi e accusa addirittura di razzismo l'entourage della casa reale. Tra i Sussex e gli Windsor scende un gelo che nei funerali del nonno Filippo, nella presentazione della statua voluta dai due fratelli per ricordare la loro amata mamma Diana, è riuscita a cancellare. E ora arrivano anche le critiche di una coppia a cui Sussex tengono molto, gli Obama, ai quali proprio non è piaciuta l'intervista rilasciata alla Winfrey, tanto da averli cancellati dalla lista degli invitati per i 60 anni di Barack. La famiglia per l'ex presidente americano non si tocca. Hai capito, Gianluca, che gli Obama si sono risentiti? Tu allora, dicevi di no e invece sì, non li hanno cancellato l'invito. Non solo grandi amici, ma c'era anche questa prospettiva di Meghan come prossima candidata da presidente degli Stati Uniti. Però lei ha esagerato. Se l'è bruciata quindi, subito. Beh sì, forse sì. Però una notizia recente è che si sono riavvicinate le cognate, perché pare che Meghan abbia chiesto a Kate
di partecipare a questo documentario per Netflix, dove si racconteranno delle cose sulla charity che fa sì. Kate. Quindi lei... Bisogna vedere se Kate accetterà, perché lei, essendo un membro attivo della famiglia reale, non penso che lo possa fare. Ma indiscrezioni, io leggevo che indiscrezioni negli Stati Uniti dicono che lei sia stata entusiasta, anche perché cercherebbe di ricomporre un po' il rapporto. No, ma loro stanno, guarda, loro già dalle immagini che abbiamo visto della statua di Diana, loro da lì hanno iniziato le due donne a sentirsi anche con dei messaggi, perché vorrebbero cercare di, insomma... far riavvicinare due fratelli, e ovviamente questo riavvicinamento, se mai ci sarà solo se loro due sono d'accordo. Sì, ce la potrebbero loro fare, si sono, certo, si te. Sono già incontrate per questo, insomma, documentario sulla casa reale. Ti dirò di più, Harry sta cercando di convincere la regina ad aprire le porte di Buckingham Palace per far entrare Netflix, insomma, grande colosso, per questo documentario che racconta tutti i retroscena anche della casa reale da vicino, dall'interno. Quindi ci sono non solo novità che riguardano il rapporto di ravvicinarsi. Sabatini, scusa, allora questo vorrebbe dire che, diciamo, tutta la lite in verità si andrebbe a ricomporre anche in questo caso in nome dei soldi, evidentemente. Sabatini. Ma bisogna vedere se Netflix entrerà davvero a Buckingham Palace. La regina fece entrare una volta la BBC negli anni 60, esatto, per un famoso documentario, e poi se ne pentì e lo ritirò dalla circolazione. Quindi non credo che accetterà questa cosa. Credo invece che per i Sussex sia assolutamente necessario fare la pace con i Windsor, perché non possono andare avanti semplicemente continuando a criticare la casa reale, a insultare la regina, ecco, e a parlare male della vita. Devono far pace, non possono continuare in questo modo, non possono continuare a restare famosi semplicemente parlando male di qualcuno. E comunque chissà com'è andato, anche a Vittorio lo chiedevo, questo summit che c'è stato, chiamiamolo summit, nel castello di Balmoral in questi giorni, perché la regina ha convocato tutti, ovviamente tranne Harry e Meghan. Per il Ferragosto? No. Beh, chiamiamolo per il Ferragosto, un po' tormentato direi. Sì. Tra l'altro si è scoperto due giorni fa che uno delle persone che Covid. Esatto, una delle persone che lavoravano lì a Balmoral ha il Covid. Quindi, ma insomma, lei ha fatto questa riunione che era una cosa tipica tradizionalmente fatta anche ai tempi del principe Filippo, però in questo caso gli argomenti erano due fondamentalmente. Meghan, ma soprattutto, perché poi non mettiamo le due cose insieme, Meghan nei confronti è una cosa leggerissima, il problema di Andrew è un problema enorme che per una casa reale. Probabilmente se quando andrà avanti il processo, che dovrebbe durare più o meno 5 anni, infatti, se il processo ci sarà... Esatto, ha detto che minimo durerà 5 anni, questo avvocato che difende altre ragazze che sono state stuprate, e ha detto che costerà alla casa reale intorno a 14-15 milioni di sterline. E quindi... i sudditi che cosa dicono di tutto questo? Poi scusami, Sabatini, ma la regina potrebbe avere 100 anni, quindi certo, magari la regina è già diventato re. La regina, cioè, Sabatini, che cosa dicono i sudditi? I sudditi non vogliono certamente che Andrea sia trattato in un modo diverso da un cittadino qualunque. La legge deve essere uguale per tutti, e questa è una cosa alla quale i cittadini britannici tengono molto, no? Non ci devono essere privilegi all'interno della famiglia reale. E invece Andrea finora ha sempre dato l'impressione di considerarsi un po' al di sopra della legge comune, tant'è vero che ha detto che avrebbe collaborato con le autorità americane e non l'ha fatto. Dopo che Virginia Roberts lo ha denunciato, non ha detto una sola cosa, né per mentire né per confermare qualcosa. Tranne l'intervista alla BBC, che poteva evitare di fare. Sì. E i suoi avvocati fanno addirittura fatica a cercare di capire come lui intenda difendersi. Adesso si parla di invocare la immunità diplomatica, ma certamente cittadini non sarebbero contenti del fatto che Andrea riuscisse a svicolare dalle sue eventuali responsabilità grazie a dei privilegi, e considererebbe sicuramente anche l'immunità diplomatica un privilegio. Quindi, a chiudere, di fronte a tutte queste prospettive, torniamo sui grattacapi della regina, che dopo il vertice sulla questione Andrea, quale posizione ha fatto prendere a tutta la famiglia, Lorenza? Allora, la regina è una regina veramente, perché lei non si espone più di tanto, ma fa esporre gli altri, quindi ha fatto dire a Carlo che è meglio che Andrea stia zitto e quindi buono. Quel virgolettato era della regina, diciamo, più che di Carlo. Sì, indirettamente direi di sì.
Ilaria? No, c'è Carlo che sta prendendo sempre più piede perché è l'erede al trono, perché la mamma, esatto, ha 95 anni e sono già un paio d'anni, che anche di più, che lui comunque è sempre più in prima persona. Presente. Detto questo, la regina non credo che farà, che aiuterà il figlio, anche se è il suo prediletto, a svicolare in questa situazione. Tant'è vero che lei è stata la prima, 3 anni fa più o meno, quando uscì questa storia, a allontanarlo da tutti gli incarichi pubblici. Quindi non credo che avvallerà questo. Lei è molto rigida da questo punto di vista, giustamente, su questo tipo di questioni. Quindi, insomma, qui si parla quando ha capito che c'era qualcosa di grave nell'aria, ha subito messo un alt. Quindi Sabatini è pur sempre una mamma, anche se è regina, che ha un figlio, un'accusa così pesante di stupro verso una minorenne, e quindi nel carattere della regina a questo figlio, faccia a faccia, che cosa gli avrà detto Sabatini? Gli avrà detto che forse doveva fare più attenzione a chi frequentava e alle cose che faceva. Ma io penso questo, che la regina Elisabetta ha dimostrato nei suoi 70 anni di regno che al centro delle sue preoccupazioni, dei suoi pensieri, c'è l'istituzione monarchica e, come dire, il benessere del suo paese. È una mamma, ma io sono convinto che se dovesse scegliere tra difendere suo figlio e difendere la monarchia e l'istituzione, sceglierebbe di difendere l'istituzione. Su questo non avrebbe dubbi. Grazie Sabatin, grazie Ilaria, grazie ovviamente, a voi. Grazie a Lorenza Sebastiani. Grazie a voi. Un attimo di